Anticipazioni uomini e donne, registrazione Throne Over, 10 gennaio 2017. Gemma ha chiesto a Michele se farebbe l'amore con lei. Giorgio, un po' geloso di Astrid. La registrazione si è aperta con una nuova vincente sfilata, il cui tema è stato Amore ai fornelli. La prima a rallegrare la passerella è stata Anna, la quale ha preferito non rivolgersi ad Anahi per la scelta dell'outfit giusto. Nonostante ciò, la stylist ha promosso a pieni voti il suo abito. Anna ha ricevuto voti abbastanza alti, tra il 7 e il 10. Non è mancato però un severo 5. La seconda a sfilare è stata Amy. La dama ha preferito chiedere consiglio ad Anahi e si è presentata in passerella con grembiule, babbucce ed un mestolo da cucina. C'è stato chi, come Graziella, ha criticato il suo vestito, mentre due signore invece hanno apprezzato moltissimo il suo stile. Giorgio invece ha preferito non darle un voto abbastanza alto. Soffermiamoci su Gemma. La donna ha scelto di non rivolgersi ad Anahi, in quanto, come da lei stesso affermato, non ne ha avvertito il bisogno. Anahi ha criticato il suo outfit, affermando che la Galgani è solita indossare abiti inadeguati, non adatti alla sua età. Con questa affermazione, la stylist si è guadagnata il plauso di Tina. La Galgani ha sfilato sulle note di Dez Amore, indossando una casacca bianca con autoreggenti, cuffia in testa e scarpe rosse. La dama ha ricevuto un 1, un 2, la sufficienza da parte di Marco è un 10. Tina all'improvviso è uscita dallo studio per rientrare poi imitando la sua nemica, punzecchiandole sia sull'abito prescelto per la sfilata che sulla sua nuova dentatura. Inutile dire che le due donne hanno finito per battibeccare di nuovo. Al termine della discussione, Gemma si è ritirata nei camerini per potersi cambiare. Passiamo ad altre signore. Anna Maria ha ricevuto un bel 10 da Giorgio, sfilando in abito bianco da chef con cappello colorato. Molto apprezzato è stato anche l'abito di Valentina, la quale ha sfilato anche lei sulle note della famosa Dez Amore, indossando un vestitino bianco con grembiule nero. Ed a vincere la sfilata è stata proprio Valentina, ultima invece Gemma. Così Tina non ha potuto fare a meno di evidenziarlo. La richiesta molto esplicita di fare l'amore. Al termine della gara, Maria ha lanciato un video che ha riepilogato gli avvenimenti più importanti che hanno caratterizzato la scorsa registrazione del Throne Over. Poi ha fatto accomodare Giorgio e Gemma al centro dello studio. La conduttrice ha spiegato che la Galgani ha chiesto alla redazione di poter rivedere un'esterna realizzata con il Belmanetti molto tempo fa, quando, in occasione di una cena, si sono ritrovati a parlare di amore e lei, piangendo, rivendicava l'esclusività, spiegando di fare fatica ad accettare il fatto che il fiorentino uscisse anche con altre donne. Gemma, come svelano le anticipazioni uomini e donne, al termine del filmato, è ritornata su un discorso fatto da Giorgio durante la scorsa registrazione, affermando di trovarsi molto bene con Astrid, soprattutto perché con lei può parlare veramente di tutto, di Freud, di filosofia, ritenendola una donna molto vivace intellettualmente. Giorgio, a questo punto, ha bloccato l'intervento di Gemma, spiegando che non era nelle sue intenzioni declassarla, cioè non ha mai pensato che non potesse toccare argomenti alti come la psicoanalisi ed altro. Il bel fiorentino poi ha lasciato il suo posto a Michele, il quale ha spiegato di aver lasciato il suo numero a Gemma per ben 7 volte, ma che lei lo ha sempre rifiutato. Adesso la dama però sembra pronta a voler approfondire la conoscenza, anche se ciò che sembrerebbe frenarla ancora è la differenza di età. Il cavaliere inoltre ha affermato che nella scorsa registrazione del Throne Over Gemma le avrebbe chiesto se lui fosse intenzionato a fare l'amore con lei. Questa sua affermazione ha provocato un vero e proprio putiferio in studio. Tina, Gianni e Giorgio hanno espresso il loro disappunto. Tante sono state le interpretazioni di questa frase pronunciata dalla Galgani. Quest'ultima è intervenuta dicendo di aver realmente posto quella domanda al cavaliere, ma per il solo fatto della differenza di età, nel senso se potrebbe esserci attrazione fisica o meno tra loro.
Michele ha confermato poi la versione di Gemma. Cristina ha dato dell'incoerente a Gemma. Il battibecco si è prolungato per diverso tempo. Successivamente Maria ha fatto entrare Cristina in studio, che attualmente sta frequentando proprio Michele. La donna ha attaccato duramente la Galgani, affermando che non può essere difesa per quello che ha fatto, cioè per aver cambiato improvvisamente idea sul cavaliere e per aver deciso di volerlo frequentare dopo che ha rifiutato per ben 7 volte il suo numero telefonico e i suoi tentativi di approccio. Le ha dato anche dell'incoerente. La discussione ha raggiunto punte altissime. Al termine della polemica, poi, il cavaliere ha deciso di fare un ballo con Cristina. La dama, in seguito, ha precisato che accetterebbe un'eventuale uscita tra Gemma e Michele, anche perché crede che a lui la dama non interessi più di tanto, sostenendo che non vi sia reale attrazione tra loro. Passiamo alle altre storie. Anna Maria ed Emilio si stanno sentendo telefonicamente, ma la distanza sta giocando un ruolo sfavorevole tra loro. Rappresenta un vero e proprio ostacolo. Anna Maria ha spiegato che qualche sera fa si sono visti per un tè e sono stati benissimo insieme. Continueranno a vedersi. Giuseppe è uscito con polemiche su Sossio. Marco farebbe l'amore con Gemma. La bionda torinese uscirebbe ancora con Manetti e non solo a scopo di amicizia. Le anticipazioni uomini e donne tratte dal sito ufficiale rivelano ancora che Maria ha fatto accomodare Sossio al centro dello studio con Carmen e Sabrina. Tina, ironicamente cercando di stuzzicare Gemma, ha chiesto al Re Leone se farebbe l'amore con la bionda torinese e lui ha risposto di essere un possibilista, cioè non potrebbe escludere questa possibilità. Poi la Cipollari ha rivolto la stessa domanda all'intero parterre maschile e Marco ha risposto di sì, che si lascerebbe andare alla passione con lei. Dopo questo breve intermezzo e ritornando a Sossio, il cavaliere non ha dato l'esclusiva alle due donne che sta frequentando, per cui ha baciato Carmen e con Sabrina invece gli è stato qualche momento di forte trasporto. Valentina si è fatta sentire, affermando di non riuscire a capire come le donne possano accettare gli atteggiamenti e i modi di fare del cavaliere. Le anticipazioni uomini e donne rivelano ancora che Michele e Gemma hanno ballato insieme, cosa che è stata sottolineata da Tina. La Galgani ha spiegato poi che si sentirà al telefono con il cavaliere. Tra Astrid e Giorgio ci sono stati diversi abbracci. Il bel Manetti, durante un'esterna, ha chiesto alla donna che cosa significhi per lei la parola amore. Per la dama, amore è condivisione, mentre per il fiorentino è dare. Gemma, a precisa domanda di Maria su cosa le avesse trasmesso l'esterna tra Manetti e la sua nuova fiamma, ha risposto di non aver provato alcuna emozione, perché le esterne del cavaliere stanno diventando tutte uguali. Giorgio ha poi ammesso che realizzare un'esterna con Astrid nello stesso albergo che ha frequentato con Gemma qualche mese fa gli ha provocato delle belle sensazioni. Dopo queste parole la Galgani non ha esitato ad affermare che quando Giorgio le si avvicina le provoca ancora qualche turbamento e rispondendo a Maria la dama ha affermato che uscirebbe ancora con lui e non solo a scopo di amicizia. Astrid è uscita anche con Alfonso. Quest'ultimo ha ammesso di sentire anche altre due ragazze e di non essere geloso di Astrid, che però gli piace moltissimo. Forse più in là potrebbe avvertire un po' di gelosia. La dama, dal canto suo, ha affermato di voler proseguire la conoscenza con Giorgio, ma nel contempo di voler frequentare anche Alfonso. Manetti, a differenza dell'altro cavaliere, ha affermato di essere un po' geloso della bella Astrid, ma non infastidito e che molto presto passerà un weekend con lei. Per Marco, invece, sono arrivate ben 4 new entry. A restare in studio è stata la signora Maria, con la quale, sul finire della registrazione, Firpo ha chiacchierato un po' durante un ballo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.